Gran bella giornata stamattina, mi sono detto, per sistemare. Ma ho sentito dei rumori di là. E rumori strani. Sta grandinando, che bello. Tutto ciò è molto bello. Non avevo intenzione di fare l'ennesimo fottuto video, ma visto che grandina e visto che qui dentro si sta belli al calduccio, ho notato due cose. Primo, che l'ambiente si scalda meglio se io la stufa la mando sia di qua che di là. Non so perché, ma apparentemente con questa stanza fredda e questa stanza a scaldare, questa stanza non si scaldava mai. Ma se io mando l'aria da tutte e due le parti, io qua sto anche bene. E quindi questa è una cosa che ho scoperto. Seconda cosa, io per adesso non metterò la stufa lì, perché qua appunto mi scalda entrambi i lati, ambo i lati. Terza cosa, come vedete ho quasi liberato il tavolo e adesso mi sto apprestando a togliere tutte le minuterie da qua sopra per spolverare, e poi spolvererò dall'alto verso il basso. Forse prima dovrei pulire il pavimento, effettivamente sì, perché ciò produrrà altra polvere. È fatta. Mi resta solo da lavare il pavimento, ma lo farò un altro giorno, perché adesso sono finito, per l'ennesima volta finito. Però ho spolverato da su a giù, ho spolverato il tavolo e tutte le cose, e va bene, basta, ora posso fare le cose finalmente. Qui è così, metterò mani alle scatole IKEA al più presto. Vedo che la scopa è caduta, se è andata a fanculo. Le misurazioni di radioattività sono un po' fasulle, perché questo display sta crepando. Ma comunque ci siamo. Dovrei spostare questo trasformatore in modo da avere la scala libera. La scala che porta al cesso, a uno dei cessi. Ma va bene, si sta bene, ho tenuto il riscaldamento acceso, ci sono 18 gradi, si sta più che bene. Il cinebasto funziona alla grande, il cinebasto Vevor, e qua il tavolo è a posto, è pulito, non c'è più polvere, e dovrò lavare questo pavimento che ho spazzato e aspirato con l'aspirapolvere. E amen, adesso ci dedichiamo finalmente ai nostri cazzi. Bisognava agire. E così ho agito. Ho eliminato le masserizie. E quindi adesso abbiamo dello spazio verso una cavità. Una cavità che emana umidità, ma almeno si vede, almeno è lì, insomma. Questa misteriosa cavità, oserei dire una cacavità. Sono anche riuscito a togliere il sacchetto senza romperlo e senza spargere tutta la polvere nuovamente sul pavimento, come di solito faccio. Ora sto asciugando questo perché era un po' umido e quindi rischia di rompersi. Così inserisco un sacchetto nuovo e siamo pronti per una nuova vita. Una nuova vita. Nel frattempo di qua se ne sono andati i cementi, probabilmente se ne andrà anche questo sacco di rasante nuovo di zecca, ma che non abbiamo come usare e quindi si rovinerà. Non so, spero di poterlo regalare al vicino di casa, vediamo. Adesso però indirizziamo un altro problema. Non so se si può dire così in italiano. Diciamo, indirizziamo la nostra attenzione verso il problema dello scaldabagno che perde. E quindi io ho chiuso l'acqua e
con una chiave da 23 svito queste connessioni arrugginite. Ora pioverà acqua dappertutto, lo so, ma meno male che qua c'è il cesso. Lo lascio aperto, non si sa mai. Vediamo. Ecco. Non so cosa stia accadendo, ma c'è un succaggio di acqua. Ok, se io faccio così, va bene, ci può stare. Ora questa è l'acqua calda. L'acqua calda pioverà con orrore, lo so. Ma io la apro. In effetti l'acqua calda mi scola. E allora, se io ho aperto qua, forse devo... Vediamo se tolgo questa ritenuta. La ritenuta da conto. Se io tolgo questa valvola, che ho cambiato 364 volte perché perdeva pure lei, ora mi cadrà acqua da qui, io lo so, e succederà un inferno. Ma tanto è acqua, vaffanculo, che cazzo me ne fotte. No, perché esce da qua. Molto bene, aspetterò. Vaffanculo. Entra, maledetto, entra. Non entra. Non entra. Sto cercando di costruire un adattamento, ma non funziona. Forse sì, ha funzionato invece. Posso anche avvitarlo? Sì. Ti è. Il fuoco ha vinto. Certo, ci vuole una certa violenza, come in ogni cosa che faccio richiede violenza. Ecco, ho avvitato un tubo, perché ora questo tubo lo scaravento dentro la vaschetta, che riesco ad aprirla senza spaccarla. Ma come cazzo si apre sta vaschetta degli ecoglioni? La vaschetta non si apre, è pazzesco. Ogni minchiata è un macello in questa cazzo di casa. La vaschetta non si apre. Allora come facciamo a tenere il tubo così? Lo dobbiamo ancora bruciare per deformarlo. Puttana di Eva. E brucia, brucia. Ecco, vaffanculo. Fanculo. E ora che cazzo faccio qua? Niente. Non posso fare niente. Devo sfidare questo di nuovo. Vaffanculo. Ho trovato un tubo grosso come l'anima di... Però ovviamente non sta, perché è troppo grosso. Maledizione. Forse riesco a ficcarcelo con la rabbia. Ok. Non c'è verso. Ecco fatto. Maledetto. 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 Tanto so che si staccherà. Lo so. Ora questo lo ficco nel cesso, perché ho scoperto che se io allargo qua, l'acqua mi defluisce nel cesso. Ma io so già che a questo cadrà. Infatti l'acqua deflua. Come vedete, l'acqua sta defluando e sto svuotando questo pezzo di merda. Non compratelo mai, perché ho intenzione di smontarlo e vedere che cazzo è successo. Secondo me è fatto con la carta velina e la pressione dell'acquedotto lo ha sfondato completamente. Vediamo se usando la violenza riusciamo a ottenere qualcosa. Ed ecco una placca che scopre l'interiora.
tutto un blocco unico. No, non c'è un cazzo da fare, cioè, c'è schiuma. È tutto schiumato sto coso. È pieno d'acqua, la parte esterna, vedete? Vedete l'acqua. Quindi questo coso è irrecuperabile. Potrei provare, giusto per il gusto di vedere come si apre, ad aprirlo a mazzate. Quindi con scalpello e mazza. Vediamo se riusciamo a ricavarne qualcosa da questa esperienza maledetta. Quindi io lo ficco qua. Non c'è molto da fare. Rigurgita acqua. Ah, ma vedo delle viti. Quindi probabilmente sono un coglione. Che cazzo di viti sono? Ci scommetto che sono delle torx. Ci scommetto che sono delle torx di merda. Ah no, sono delle viti normali. Attenzione, l'ho svitata. Vite a croce. Altra vite a croce. Ah, che bello. Quindi l'ho manglato inutilmente. Tanto non troverò lo scontrino. Lo scontrino salterà fuori adesso, che l'ho irrimediabilmente distrutto e sarà lì sul tavolo. E a croce, ma è bastarda, è una vite bastarda. Ma perché cazzo sta vite non esce? Perché? Ok, ora questo l'abbiamo aperto, ma verrà via? Secondo me no, ma forse con le buone. Col cazzo, non con le buone. Ci stiamo già per fare male. Questa cosa non si può aprire. Forse... usando il metodo Stravinsky, vediamo se si apre. Beh, sì, forse sì. Come riparare uno scaldabagno. Ecco, vedete, il problema è evidente. È evidente. Ah, è tutto arrugginito. Però così riusciamo ad aprirlo molto facilmente. Così scopriremo qual è il problema. È bellissimo, io ve lo consiglio. Questo sistema per aprire lo scaldabagno è veramente fantastico. Ecco, si sta aprendo. Ah, ma qua ci sono due viti. Vediamo. Vanno svitate con cautela, perché sennò si rovina. Piano piano, mi raccomando. Una e due. Ora forse... no, c'è bisogno ancora dello strumento di persuasione. Ah, qua è bloccato. Bloccarlo! Ecco fatto! Lo abbiamo aperto, però, come vedete... ruggine... io credo che questo scaldabagno sia stato sempre difettoso. Forse è qua sotto l'aperto. Con delicatezza tranciamo questo cavo. La trancia cazzi. Ecco fatto. Conserviamo con cura. Sarà dura aprire qua. L'apparecchio non collabora. È bello, è bellissimo. Oh, è caduta la sedia. Allora, vediamo se si apre. Ma temo di no. Forse così metterò i guanti, perché la sicurezza innanzitutto. Per fare un lavoro delicato bisogna mettersi i guanti.
raccomando, bisogna essere molto delicati perché si potrebbe danneggiare l'apparecchiatura. E qua si è praticamente aperto, come potete vedere. Adesso abbiamo lo scaldabagno libero, possiamo fare manutenzione senza problemi. Vedete che cosa atroce è capitata, come immaginavo. Vedete, c'è proprio una spaccatura, e con molta calma e delicatezza possiamo finalmente raggiungere questa zona dove presumibilmente c'è qualcosa che non va. Allora, il problema non deriva dalla guarnizione perché qua è pulito, e non deriva da questi agganci dei bocchettoni perché anche qua è pulito. Quindi il problema è proprio sulla saldatura del complesso, e non è neanche da questo lato, ma è da questo lato, qui dove ci sono i tubi è pulito. Quindi, come immaginavo, ha ceduto una saldatura, c'è la fessura della saldatura che non è arrugginita proprio in mezzo. È sempre bello applicare il metodo Stravinsky nel riparare le cose. Abbiamo recuperato dei simpatici dadi da 13 che serberemo per futuri usi. Ed ecco la resistenza. Con incrostazioni orripilanti. Ma questo è un anodo di zinco anticorrosione. Attenzione, abbiamo trovato un anodo di zinco. Questo implica che purtroppo non riusciamo a ripararlo perché il difetto è troppo complicato. Peccato, veramente peccato. Forse si poteva riparare, chissà. Non abbiamo la strumentazione adatta per una riparazione di questo tipo che richiede un po' di delicatezza. Fa niente. Comunque, meno male che ho il laboratorio tutto ben sistemato. Però in tutto questo abbiamo ottenuto una cosa, abbiamo ottenuto un pugno di bulloni e il pavimento pulito, perché ho approfittato, ho pulito, ancora c'è qualche pezzettino di plastica e toglierò quando si asciuga tutto. Bene, ora vado a buttare i resti maledetti di questo scaldabagno di merda. Thank you.